in età adolescenziale ho subito degli abusi da parte di un amico di famiglia, all'apparenza una persona molto gentile, in realtà mascherava qualcos'altro. Quindi mi sono chiesto cosa potevo fare per far sì che altri bambini e ragazzi non vivessero la stessa situazione. Per riuscire a diffondere questo messaggio ho ideato 14 anni fa dei giochi, si chiamavano i giochi della gentilezza, con cui ho iniziato a trasmettere ai bambini queste conoscenze senza mai parlare di abuso. È nata così l'idea di Costruiamo Gentilezza, un progetto nazionale che ha come scadenza il 2036 e ha come obiettivo quello di far divenire la capacità di costruire pratiche gentili per il bene comune un'abitudine diffusa in Italia e, se riusciamo, e sono certo che ce la faremo, anche all'estero. Dall'accoglienza ai profughi che provengono da scenari di guerra come l'Ucraina, l'Africa o il Medio Oriente, ai parcheggi rosa, dai pasti preparati per i senza dimora, ai percorsi privilegiati dedicati ai bambini, agli anziani e alle persone fragili. Sono tanti i modi di costruire gentilezza, ma è importante veicolarli, diffonderli, mettendo al centro della comunità bambini e ragazzi e, attraverso i costruttori di gentilezza, assessori, insegnanti, allenatori, medici, pediatri, volontari, imprenditori, che oggi sono 1800 in tutta Italia, generare e costruire pratiche gentili a costo zero o quasi per accrescere il benessere dei cittadini. Per questo è nato il progetto Costruiamo Gentilezza, che vedrà per l'anno 2024 come propria capitale nazionale le terre del Vesuvio e della Capitanata di Foggia. Nella sede della città metropolitana di Napoli è stato sottoscritto questa mattina da parte delle associazioni promotrici e dei 22 comuni aderenti il patto per dare attuazione al titolo ricevuto. Ma com'è nata l'idea di unire questi due territori in cui spesso domina la cultura della violenza e della prevaricazione? Forse proprio per questo, per queste due criticità, che forse con un po' di buona volontà e con un buon di ottimismo si riesce ad annullare la negatività. Non dimentichiamo che San Severo ha un sindaco sotto scorta. Nessuno si salva da solo, ognuno di noi ha bisogno dell'altro, quindi abbiamo subito avuto l'idea di creare una rete non solo tra i comuni vesuviani, ma aprire i confini e arrivare fino ad altre regioni del sud che hanno in un certo qual modo le stesse criticità e problematiche dei nostri territori. Un territorio in cui c'è tanto bisogno. L'associazione Don Pietro Ottena, di cui fa parte il progetto Cripta, si muove tanto nel sociale sul territorio ed è presente come aiuto mensa per chi non può sostenere un pasto, e si preparano 350 pasti al giorno. Molte pratiche gentili vengono ideate da bambini e ragazzi sotto forma di gioco e riproposte nel mondo degli adulti, come ad esempio l'assessore alla gentilezza. Oggi in Italia sono 183, in altrettanti comuni, servizi per i bambini, specie in ambito scolastico e ospedaliero, con i medici clown o come la panchina della gentilezza, da colorare in viola, un posto su cui magari fare la pace o praticare gesti di cortesia in favore dei più bisognosi. A Novara, capitale per il 2023, sono tante le iniziative messe in campo. C'è un contest di preghiere di gentilezza che scrivono i bambini di tutta Italia, ne abbiamo già ricevute migliaia. C'è il muro della gentilezza che è stato replicato in quasi 2300 comuni di tutta Italia, la scala della gentilezza, i concerti della gentilezza, le letture della gentilezza, il bosco della gentilezza, i parchi, di cercare di renderli più puliti e anzi invitanti. Ma cosa significa per il territorio vesuviano potersi fregiare di questo titolo e quali sono le azioni in programma? Secondo me dovrebbe essere per tutti noi da considerare un traguardo straordinario. Ululiamo già di iniziative da mettere in campo, per esempio il 1° aprile, sabato prossimo, con il sindaco Manfredi verrà inaugurato proprio un parco della gentilezza, ed è un parco realizzato interamente con contributi della città metropolitana, che mira nell'educazione, anche con la cartellonistica, nei giochi, nello sport, perché avrà di per sé anche all'interno un campetto polivalente a San Antonio Abate, in un contesto anche degradato della città, che rappresenta anche un po' un dormitorio di quel paese, un risveglio prima culturale, di socializzazione e di possibilità di riscatto territoriale.